l'articolo 11 della Costituzione dice: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. E l'articolo naturalmente è stato scritto fra il 2 giugno del 1946 e il 1 gennaio del 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione. E naturalmente non poteva che risentire del clima precedente e soprattutto risentiva e accoglieva un principio che era quello internazionalista dell'Italia, articolo 10, e soprattutto fissando un principio che è quello pacifista nell'articolo 11. L'articolo dice che l'Italia ripudia la guerra, però l'articolo prevede anche che ci possono essere situazioni internazionali in cui sia necessario intervenire limitando la sovranità di paesi che adottano linee di offesa alle libertà di altri stati e quindi sia necessario l'intervento internazionale. Dal singolo Stato, in questo caso dall'Italia, perché ripudia la guerra, ma attraverso l'azione dell'ONU o della NATO possa agire in contesti internazionali in cui, secondo questa organizzazione, c'è una limitazione dei diritti umani o delle sovranità di altri paesi. Un blindato Lince salta in aria su una IED, il nome in gergo per le trappole esplosive. Al momento del botto ti senti volare ed entri in una specie di tunnel. Sono attimi, ma quando ho chiuso gli occhi mi sembrava di aver a scorrere davanti la mia vita. Le orecchie ti fischiano, senti l'odore di bruciato e il sapore di zolfo che ti entra in bocca, il sapore dell'IED. Ringhio, che è il nome di battaglia che è stato dato questo sergente, parla come se rivivesse le urla dell'uomo in ralla. Il parà in torretta, col dito sul grilletto della mitragliatrice, il più esposto, con metà del corpo fuori dalla botola del nostro mostro d'acciaio di 12 tonnellate, che si è alzato da terra come un grissino, per poi ripiombare giù con la forza di un macigno, mentre tergicristalli, taniche, pezzi di pneumatico volano dappertutto. E nell'abitacolo corazzato ci si tocca l'uno con l'altro, le gambe, le braccia, per controllare di essere ancora interi. Il parà, che era in ralla, grida di dolore, la schiena, ma sopravviverà, senza conseguenze. Infine la voce alla radio che fa tirare un sospiro di sollievo al resto del plotone. Qui Ringhio, tutto a posto, siamo vivi. Con queste immagini, fino a un certo punto crude, riusciamo a rendere l'idea effettivamente di quello che succede in Afghanistan e forse a rendere l'idea che delle giovani vite si sacrificano, giusto o sbagliato che sia, per portare qualche valore? Per imporre qualche valore per l'ingerenza umanitaria? Le guerre, secondo me, non possono essere mai necessarie, perché comunque sconvolgono quello che è l'impostazione che troviamo nel mondo. Chiaramente, come noi adesso diciamo, andiamo a portare gli ospedali, andiamo a portare le scuole, benissimo, giustissimo, è una cosa fantastica. Portiamo la democrazia, portiamo la civiltà, se vogliamo dirlo così. Ma allo stesso tempo a che prezzo lo facciamo? Lo facciamo con il prezzo di molti morti, si parlava di 4.000 morti l'anno in Afghanistan, che poi siano causati per gran parte dai loro combattenti, questo è un altro paio di maniche. Comunque sono istigati da noi che andiamo a portargli la guerra, altrimenti non ci sarebbero azioni terroristiche nei loro confronti e nei nostri confronti. La pipeline che passa in Afghanistan è importante da controllare per uno Stato che consuma, beh, adesso sta arrivando anche la Cina, però la Cina adesso è più sul carbone, gli Stati Uniti consumano veramente, l'ira di Dio, di petrolio. La pipeline, cioè il gasdotto, l'oleodotto in Afghanistan, non esiste, non l'hanno mai costruito. È nei piani farlo dalle ex repubbliche sovietiche fino al Pakistan, eccetera. Ma non c'è un solo tubo. Dobbiamo invece combattere questo scontro di civiltà. In quei campi di addestramento, quando vi raccontavo prima,
sono entrato dopo i bombardamenti americani, c'erano anche dei librettini mezzi bruciacchiati scritti da Bin Laden negli anni 90, da Osama Bin Laden negli anni 90. In questi libretti lui teorizzava lo scontro di civiltà, perché diceva che solo così, arrivando allo scontro fra Oriente e Occidente, la Umma, cioè il grande popolo musulmano del mondo, perché lui non riconosce confini geopolitici al mondo musulmano, avrebbe conquistato, si sarebbe scontrato, avrebbe conquistato l'Occidente. L'11 settembre può essere stato secondo me anche un pretesto per certi versi, perché a me sembra che l'11 settembre sia un modo per giustificare un'invasione. Come i terroristi pensano che sia giusto combattere il mondo occidentale, siccome è nella loro cultura, allora i 2700 morti dell'11 settembre, siccome per loro sono giusti, dobbiamo accettarli. Io non me la sento di accettare 2700 morti. Prima dell'11 settembre, quando comunque già Al-Qaeda faceva saltare per aria le ambasciate americane in Africa e poi l'allora presidente Clinton lanciava degli inutili missili sulle basi di Al-Qaeda in Afghanistan, io entravo in Afghanistan e stavo un mese con i talebani, un reportage indimenticabile, ma sono stato un mese con loro senza problemi. Adesso andare con i talebani o con gli insorti in Iraq, quelli che sono rimasti, diventa, come la cronaca ci ha insegnato, i colleghi rapiti, diventa una sorta di giornalismo kamikaze, nel senso che se ti va bene vieni preso in ostaggio e se ti va male ti tagliano la testa. Fondamentalmente guardano il passaporto che hai in tasca, non guardano più chi sei, cosa rappresenti, ma solo il passaporto che hai in tasca. Se è un passaporto che fa parte dell'Alleanza Atlantica, che fa parte dell'Europa, che fa parte dell'Occidente, o ancora peggio appunto americano, sei il nemico, sei l'infedele. Ma noi abbiamo visto che nel tempo il modello occidentale più o meno è quello che ha funzionato meglio, adesso c'è chi dice comunque di no anche queste cose qua. Come diceva Churchill, non ne abbiamo un altro, quindi insomma sì, il momento è meno peggio. Quindi più che esportare la democrazia esportiamo il modello occidentale, e siccome ha funzionato, lei dice giustamente, non è detto che funzioni con queste popolazioni qua, d'accordissimo, però ci sono dei pilastri sui quali le nostre società si fondano, che è giusto che vengano appresi da altre popolazioni, che questa gente possa capire che il mondo non è solo quello che vedono in quei posti. Altre cose che noi poniamo, secondo me, sono comunque un risultato della nostra storia, il punto secondo me, della storia occidentale, che come sappiamo è diversa dalla storia medio orientale, dalla storia di quei popoli, che effettivamente, e non è per colpa loro, hanno sviluppato una cultura che è diversa dalla nostra. Allora, non esistono guerre giuste, non esistono guerre sante. Forse talvolta, e lo vedremo adesso con l'Afghanistan, potrebbero esistere delle guerre necessarie, in cui bisogna imporre la pace o bisogna imporre un altro regime che non sia quello talebano, per cui per esempio anche un normale dibattito come questo sarebbe stato impossibile, soprattutto con una promiscuità fra uomini e donne, e le vostre compagne di classe avrebbero dovuto andare in un'altra classe e forse non avrebbero dovuto neanche studiare, perché non era previsto per le donne, avrebbero dovuto girare con un burka. 50 anni fa le donne, e anzi alcune ancora oggi, dico le più anziane, per esempio, portano ancora il velo. 50 anni fa le donne anche in Italia, quindi l'Italia, o l'Europa comunque, erano in una posizione inferiore rispetto all'uomo. Tant'è che c'è ancora comunque questo divario. È inutile secondo me andare lì e imporre. Cioè bisogna andare lì e aiutare, se è quello lo sbocco culturale che può avere la loro cultura, aiutare a avere questa concezione appunto della parità dei diritti. Capisco che imporre sia una brutta parola, però forse imporre, non dico le nostre condizioni, ma imporre che vengano almeno conosciute le nostre condizioni, penso sia una cosa
parecchio positiva. Perché forse queste donne sono talmente abituate a vivere in questo modo che non si rendono conto che magari c'è un altro modo che potrebbe essere migliore come potrebbe non esserlo. Però io credo che, nonostante il verbo imporre sia brutto, sia comunque giusto che sia data almeno la possibilità di conoscere che esistono al mondo altre condizioni in cui vivere. Qualcuno che dice andiamo là solo per il petrolio. Benissimo, è vero, siamo d'accordo che si va là anche per le risorse energetiche, però nel fare questo, nel fare i nostri interessi, abbiamo secondo me fatto anche gli interessi di queste popolazioni qua che sicuramente dissentono da queste minoranze che creano problemi. Praticamente queste guerre vengono fatte quasi sempre per ricevere qualcosa, poi però si dice parità con gli altri stati e assicuri pace e giustizia. Allora perché non andiamo in guerra in Cina? Perché non andiamo in guerra in Africa? Io trovo questo sia vergognoso. Io non nego il fatto che abbiamo comunque portato uno sviluppo a questa nazione, però non è proporzionale alla guerra che abbiamo portato, perché alla fine ci sarebbero stati modi più pacifici. E portando la cultura alla società in modo diverso, secondo me si sarebbe giunti allo stesso risultato, senza lo spreco di vite umane, però avremmo perso ovviamente il fattore economico. Secondo me la nostra Costituzione, per quanto possa avere i suoi anni, ha dato sempre l'esempio di quanto possa adattarsi ai tempi. E quindi secondo me è controproducente e pericoloso cominciare a cambiare gli articoli, perché quando si comincia con uno si comincia con tutti. La Costituzione non deve essere toccata, tanto a larghissimi margini di interpretazione, quindi non deve essere toccata. No.